Tour Torino. Siamo qui per raccontarvi della 20ª edizione della più grande job fair italiana, Io Lavoro. Quest'anno è la sua 20ª edizione e con più di 100 aziende e 13.000 offerte di lavoro è una grandissima opportunità per tutti i giovani che cercano un posto di lavoro o cercano un modo di imparare sempre nuove mansioni. Ma andiamo a parlare con chi ci ha creduto in questo evento, con chi l'ha organizzato. Venite con me. La manifestazione Io Lavoro è una manifestazione che ha sempre cercato di seguire e migliorare un problema fondamentale che ha questo paese, che è l'incontro tra domanda e offerta. Vediamo con chiarezza come l'uso delle tecnologie digitali e la diffusione dei social network sia la frontiera nuova sulla quale si svilupperà questo rapporto tra la ricerca di lavoro e la ricerca di competenze da parte delle imprese. Io Lavoro è un evento molto importante, siamo innanzitutto arrivati alla 20ª edizione ed è una grande fiera del lavoro, una fiera delle opportunità di lavoro. E questo è un evento che è stato organizzato dall'Agenzia Piemonte Lavoro, quindi che vede come protagonista la Regione Piemonte e con la partecipazione in realtà della città metropolitana e di tutte le province piemontesi. È un elemento di rinvio da una parte direttamente verso gli sportelli del territorio, quindi gli sportelli dei centri per l'impiego o delle stesse agenzie per il lavoro, ma dall'altro forse un elemento importante è quello di far capire, far conoscere attraverso la rete le possibilità che a livello di informazione, a livello di dati si possono acquisire. Ed è una tradizione oramai di Io Lavoro di dedicare uno spazio di attenzione sui temi della disabilità e delle pari opportunità per le persone con disabilità per evitare la discriminazione nei loro confronti da parte delle imprese e da parte in generale della società. Dunque, noi partecipiamo come azienda Betacom, Io Lavoro oramai da diverse edizioni, quindi sono anni che conosciamo questo format e sinceramente che riconosciamo di anno in anno un'evoluzione costante nella professionalità degli operatori, nell'organizzazione e nella capacità di comunicare l'evento stesso. La nostra azienda si sviluppa nell'ambito del settore informatico, quindi alte tecnologie e innovazione, quindi spero che nelle prossime edizioni si possano ravvisare questo tipo di situazioni, quindi sezioni maggiormente focalizzate su tematismi e rivolte all'innovazione. Quest'anno sono stato particolarmente colpito da due aspetti. Uno è legato ai CV-check. Il CV-check che è fondamentale. Noi facciamo una grandissima selezione, considerate che Betacom quest'anno ha assunto più di 100 persone, quindi per selezionare, cioè per arrivare ad assumere 100 persone vuol dire che abbiamo selezionato centinaia di ragazzi e abbiamo visionato centinaia di curriculum. Bene, purtroppo anche da parte di persone con preparazione, con un curriculum importanti, però poi la capacità di sintetizzare in poche pagine i contenuti importanti che fanno la differenza nella selezione finale non sono sempre adeguati, quindi la possibilità di affinare il proprio curriculum con un servizio di CV check all'interno di lavoro per me è uno di quei servizi apparentemente semplici, banali, ma di assoluto rilievo. Io penso sia un'occasione estremamente importante perché è l'occasione per farci vedere, per farci conoscere, per dare i nostri idee plan, per spiegare di che cosa ci occupiamo. La presenza di giovani è estremamente importante perché sono le persone su cui Betacom sta puntando. Abbiamo fatto per il momento circa 150 colloqui, di cui circa la metà di ragazzi molto giovani, diplomati in informatica o laureati nel nostro settore. I restanti sono più economisti piuttosto che ingegneri gestionali. Regolarmente partiamo con questi percorsi di tirocinio, di solito 3-6 mesi, finalizzati poi all'assunzione in azienda, quindi li formiamo sulla base delle nostre necessità. Noi siamo una società che si occupa di SAP a 360 gradi, sono contento anche perché quest'anno abbiamo lo stand vicino a una società nostra parente che si chiama Betacom qui di Torino. Sarò molto sincero, io sono molto contento della collaborazione che abbiamo con questa società perché sta permettendo a tutte e due di avere e di fare quello che da soli non riuscivamo a fare. Un altro aspetto fondamentale è quello legato al ruolo di World Skill. World Skill è una competizione oramai a livello internazionale che offre la possibilità a ragazzi, principalmente in attività professionali, di confrontarsi a livello locale
e poi nazionale e poi mondiale per mettere in gioco le proprie competenze e le proprie appunto professionalità. E trovo che comunque sia un ottimo modo per accrescere anche lo spirito imprenditoriale dei giovani. Al giorno d'oggi non è più sufficiente aver frequentato l'università o comunque avere una formazione iniziale. Si dice che in circa 7 anni tutto quello che sappiamo diventa obsoleto, quindi è assolutamente importante che ognuno di noi si senta responsabile della propria occupabilità. Purtroppo l'Italia, per quanto riguarda il lifelong learning, la formazione durante tutto l'arco della vita, è agli ultimi posti nell'Unione Europea. Noi come Consorzio Inforelea organizziamo parecchi corsi di aggiornamento, di riqualificazione professionale, di specializzazione e per fortuna sono sempre di più le persone che di propria iniziativa decidono di dedicare una parte del loro tempo libero per investire sulla loro occupabilità, quindi per aggiornare le loro competenze, per sviluppare la loro professionalità, per mantenersi competitivi nel mercato del lavoro.